artisti, diciamo, tra la gente che scrive, che canta, che suona, che fa casino. Incontro, diciamo, a cadenza mensile, a quale però non partecipo sempre perché è un po' lontano. Ho incontrato Mauro Tonino, il posto era Valmorel, un posto bellissimo, se avete occasione di andarci, non so se ricordate, Dino Buzzati, il fantasma di Valmorel, miracolo di Valmorel, miracolo a Valmorel. È un posto vicino a Belluno, bellissimo, per me è veramente molto bello, un'altezza ragionevole e tranquillamente visitabili da qui, da chiunque. Ho incontrato, dicevo, Mauro Tonino, che ha letto una parte del suo libro Rossaterra, e gli ho detto subito: dobbiamo fare una cosa insieme su questa cosa qua. E casualmente è stata fatta questa cosa. Perché casualmente? Perché non pensavo minimamente al fatto che fossimo nel centenario della guerra, cioè manco per sogno, però mi aveva ispirato molto la storia che lui ha scritto, riportato, questo uomo che ha avuto una guerra lunghissima, secondo me, e l'ha finita, ve lo diciamo dopo, quando l'ha finita, almeno secondo lui magari no, ma secondo me l'ha finita quando ve lo dice lui. E intanto lascio Mauro che racconti la sua cosa, sedetevi, e sono 10 minuti di racconto e poi andremo avanti. Grazie Diolin per la... per l'invito. Rossaterra, il titolo spiega un po' di cosa andiamo a parlare. Diolin ha parlato della prima guerra mondiale, siamo alla seconda, drammatica come la prima. E in questo libro, come anche nei suoi racconti, nelle sue lettere, la guerra la subiscono le persone umili, le persone normali, che sono quelle che poi la guerra non vogliono. I protagonisti sono due in questo caso, perché? Perché mi è stata raccontata una storia e l'ho tradotta in un romanzo. L'ho tradotto in un viaggio in barca a vela di nonno e nipote lungo le coste dell'Istria, qui parliamo dell'esodo, e di quello che accadde in quel periodo tragico dopo l'8 settembre in quelle zone. E il nonno racconta al nipote, incalzato dal nipote, perché? Perché il nipote vuole sapere, il nonno, come mio nonno, aveva fatica a raccontarmi quello che aveva vissuto nella prima guerra mondiale. E anche questo nonno ha difficoltà, però il nipote lo riporta sui luoghi d'origine e gli fa fare proprio i conti con la sua storia. Quindi alla fine i due, alla fine del viaggio, mamma, sono sicuramente maturati. Filippo disarmò la randa per rendere più veloce l'abbrivio, così da poter gustare il pranzo senza i patemi di un'attenta navigazione. Lì soli in mezzo al mare, senza barche in vista per miglia, a Filippo pareva di essersi estraniato dal mondo, di vivere dei momenti in un altro contesto, in un'altra dimensione. La pasta asciutta preparata dal nonno era sublime, impeccabile nella cottura, come nel condimento. Ricetta originale, misto di carne simile a goulash. Feci complimenti a Marino. Questi sorrise e poi lanciò l'acqua. Nonno, non sei più ritornato nella tua terra? No, disse Marino abbassando lo sguardo. Ti manca? Chiese timidamente Filippo, aspettandosi una risposta liquidatoria. Marino invece rispose con garbo. Sì, mi manca. Sogno a volte quei luoghi, sogno mio padre, la mamma, la nonna, e sento ancora il profumo delle pinete, l'aroma di resina e l'odore acre di un cespuglio del quale non ricordo più il nome. Tutte fragranze che si espandevano nei prati e nei boschi a primavera. A volte riemergono dal fondo dello scrigno dei ricordi le immagini dell'abbeveratoio per buie capre, la piazza, la chiesa, la canonica, luoghi dove si consumò un'immane tragedia e della quale fui inerme spettatore e che forse ti narrerò. Vorresti tornarci? No, fu la risposta liquidatoria. Dal tono determinato, col rifiuto assumeva quasi l'espressione di una sentenza definitiva. Filippo insistette. Parlare ti fa soffrire, nonno? Sì, rispose Marino, sempre con lo sguardo abbassato. Poi posò la forchetta con gli spaghetti avvolti intorno e si accarezzò i capelli. Con l'ardore e l'ostinazione giovanile, Filippo proseguì. Ormai il colloquio stava entrando nella loro casa. Entrambi si guardarono negli occhi.
il sole di mezzogiorno, la brezza, il leve ondeggiare della barca erano una sensazione così lontana da quell'anziano e da quell'uomo ancora cervo. Erano lì soli, messi a nudo l'uno di fronte all'altro, davanti al proprio passato, al proprio futuro. Filippo si accorse di aver azzardato. La direzione intrapresa portava un bivio. Il viaggio avrebbe potuto concludersi in quel momento e inventire la rotta per rientrare sicuri in porto. Oppure proseguire fin chissà dove, scoprendo inevitabilmente se stessi. Il fascista in noi vede solo il bianco e il nero. Un altro capitolo, la matrigna. La cena si consumò in silenzio. Filippo aveva adottato una strategia attendista con il nonno. Il viaggio era ancora lungo e sentiva che il tempo avrebbe giocato a suo favore se avesse lasciato a Marino i tempi giusti per aprirsi. Dopo cena Filippo avvertì il nonno dell'intenzione di scendere di nuovo a terra. Si sarebbe aspettato qualche osservazione di dietro, invece la risposta fu un laconico: va bene, non allartanarti troppo e soprattutto non far tardi. Dopo essersi fatto un giro nel centro storico, osservato le antiche mura e buttato l'occhio dentro negozietti pieni di cose multicolori, controllò l'ora e decise di rientrare. Dal molo intravedeva in fondo la barca ormeggiata, allineata in mezzo a una moltitudine di natanti. Quella sarebbe stata per lui la casa, rifugio e oracolo per diversi giorni. In quell'area poco illuminata si stagliava la brace rossa della sigaretta che identificava la posizione di Marino sulla barca. Avvicinandosi, gli occhi si abituarono alla semioscurità. Così intravide il vecchio marinaio seduto a poppa con lo sguardo rivolto verso il mare. Filippo risalì commentando la breve escursione a terra. «È carina Città Nuova d'Istria?» «Sì, lo so». Azzardò una domanda. Perché gli hanno cambiato il nome? I vincitori di una guerra riscrivono sempre la storia. Filippo non riuscì a comprendere completamente cosa volesse dire il nonno, ma riteneva che per ora quella risposta dovesse bastare. Cercò allora di dirottare la conversazione su altro, sperando che questo potesse far sciogliere il mutismo nel quale si era racchiuso Marino. Dopotutto si era impegnato solennemente a parlargli del proprio vissuto. Per il fascista in noi, la società civile con i suoi meriti e demeriti non esiste. Un attimo e poi